guarda, ti voto perché voglio avere un lavoro per mio figlio, è logico che se la gente lo sa, e poi diventa un conflitto di interessi tra le persone, allora anche mio, allora anche mio. La cosa sbagliata della P2 era che questi si facevano gli affaracci loro, facevano finta di interessarsi probabilmente dei vari partiti, perché il fine ultimo della P2 era costruire una grande opposizione di due grossi partiti che vincessero la contrapposizione democratica, cioè creare due grosse forze, destra e sinistra, che facessero finta di darsi le porte e tutti gli altri fuori dal Parlamento. Credo che sia un obiettivo anche questo, insieme a tanti altri che potrei raccontarvi, che è stato raggiunto pochi anni fa, quando finalmente sono i partiti minori, le varie sinistre e anche gli organi piccolini di destra sono spariti dal Parlamento e è stata data vita al cosiddetto venturiscolismo. Bene, un giorno mi sono imbattuto in questa cosa e bastava leggere solo questo piano di rinascita democratica per capire, cioè, mai che c'era bisogno di essere dei grossi intellettuali. La differenza l'ha fatta che cosa? La fatta è proprio che se fosse stato un giornalista, cioè una persona che faceva tutto un ragionamento, una serie di studi, prendeva il tesserino e per avere il suo tesserino doveva allettare quello, leccare quello di quell'altro là, scusate il gergo, siamo tra amici stasera, e magari farsi amico il direttore di un giornale, sottostare a una redazione, quindi sottostare a delle linee editoriali, e il giornale non pubblica quello che vuole pubblicare, non pubblica le informazioni per come sono, ma nessun giornale, guardate, adesso non è soltanto Facebook che fa questo lavoro qua, lui è più forte forse fra tutti quelli che fanno un uso personalistico dei giornali, ma si fa dappertutto. Cioè, non leggerete mai sul Fatto Quotidiano, oggi Berlusconi ha fatto una cosa buona, perché ci sono delle linee editoriali. E quindi il giornalista, quando arrivava fino in fondo, sapeva che non poteva muovere un passo. Giornalisti anche eccellenti sono stati cacciati, mi riferisco per esempio recentemente, c'è stato il capo di Gulpio, no? Al Corriere della Sera, seguiva dei Magistris, si è chiesto why not, tutto il giorno è tornato al Corriere della Sera, c'era Paolo Mieli, gli ha detto guarda, da oggi in poi ti avvochiamo, un po' come si avvoca alla magistratura un'inchiesta, ti avvochiamo l'indagine, per cui non te ne occupi più. Ecco, la differenza era fatta proprio la rete. Perché se questa cosa è un esempio, non è che sia fondamentale, però la scoperta un cittadino come voi, potreste tranquillamente essere voi, che non ha nessun tipo di obbligo verso nessuno, non è inquadrato in una linea editoriale, può scrivere quello che vuole. E mentre nel passato non avrebbe scritto da nessuna parte, perché per scrivere sul giornale devi passare tutte queste barriere, quindi se non fai comodo, se non sei interessante, se fai paura, sei tagliato fuori a priori, per scrivere sulla rete e pubblicare davanti a milioni di persone basta un click. Ecco, questa è la grossa forza di uno strumento che si configura, guardate, come la rivoluzione più affascinante e meravigliosa, io dico sempre, dopo l'invenzione della ruota. Perché dopo il progressivo allontanamento dei cittadini dal potere, che si è rinchiuso fino dall'epoca quando hanno cominciato a costruire i palazzi, le mura, gli araldi, udite udite, no? L'annunciazione, per cui tu quando ti diciamo qualcosa noi te la diciamo come vogliamo noi, la fai, altrimenti stai fuori. Questo progressivo emarginare le persone dai veri centri dove si prendono le decisioni e dalle vere motivazioni, che poi si è concluso con l'invenzione della televisione e con questo meccanismo ormai che ha occupato più di mezzo secolo, in cui noi siamo abituati a qualche cosa che non ci rendiamo conto e ci ammalia, ci incanta, è un incantesimo tutti i giorni, è saltato improvvisamente, o perlomeno sta cominciando a saltare, per cui stiamo vivendo una trasformazione epocale, un po' come quando l'uomo andò sulla Luna, ha cominciato a volare, è saltato con l'invenzione della rete. Quindi non ci stancheremo mai di difendere questo strumento di libertà e di democrazia, ma non perché in rete si trovi sempre comunque la verità o non ci siano delle cose che magari vanno valutate, ma proprio perché in rete c'è di tutto e quindi la rete aiuta a stimolare il senso critico. Se voi vi imbattete un'informazione, prima di darla per scontata in rete, mentre in televisione sapete più che è falsa, in rete avete il dubbio, è falsa o vera, allora cominciate a incrociare le fronti, cominciate a ragionare, cominciate a dire ma questo dice così, ma l'altro dice così, aspetta un attimo, allora scrivi un commento, l'altro ti risponde, senti che quell'altro là e dice ragione lui. Cioè, questa è la rete, questa è la grossissima agora digitale, dove finalmente le persone si incontrano di nuovo, ricominciano a parlare, dove non ci sono protagonisti, ma ci sono punti, nodi che si incrociano e si sostengono vicendevolmente. Io adesso sono qui a parlare con voi,
probabilmente per 10 minuti mi trovate con la telecamera in mano, il microfono e intervisto Loris, e domani lo vedete sul blog perché altri milioni di persone possono accedere. Mi è capitato per esempio sul palco del No Grazie Lei, credo, a Milano, ho fatto l'intervento, quindi voi vi immaginate il classico comiziante che dice le sue cose. Dopo 10 minuti è salito con Beppe, Beppe Grillo è salito di Pietro, ho imbracciato la telecamera, mi sono messo di sotto lì e infatti i ruoli, capite? Questa il giorno lui dice tu pensi essere un giornalista. Forse i ruoli saltano, non sono più importanti, ma quando lui dice la società civile questa è una visione falsata della realtà, ha ragione, ma che significa la società civile? Ma ragionateci un attimo, la politica che cosa vuol dire? Politikos, cioè occuparsi del bene della società, cioè mettersi insieme, abbiamo delle cose comuni da gestire, gestiamole, allora tu che cosa dici, tu che cosa dici? Ha detto una cosa fantastica, ha detto ma qual è il tuo programma dello slogan? Cosa ne so? Ma cosa volete che sappia io? No? Non posso sapere tutto. Cioè, il politico non è un accentratore di potere, di decisioni che ha a priori, sapete perché sanno tutto? Perché sanno a chi devono distribuire i soldi. Perché sanno a priori che hanno le lobby, hanno gli interessi partitici, hanno gli imprenditori amici, la cordata, la cricca, quella famosa che poi si è vista anche in Abruzzo che cosa ha combinato. Allora è facile sapere tutto perché tu a priori non ti occupi di quello che va meglio, ti occupi di quello che va meglio per qualcuno. Invece io credo che quando tu fai politica, magari fai il ministro dei trasporti, ci vorrei un vigile urbano come ministro dei trasporti, uno che sa, e che si mette lì e dice, vabbè, ascolta, qual è il tuo problema? Qual è il tuo problema? Cerchiamo una sintesi. Allora, che significa un partecipante della società civile? Allora, gli altri che stanno a fare, ma chi sono questi che da 50 anni si spartiscono i posti e adesso con la legge elettorale decidono loro addirittura chi può essere eletto e chi no? Cioè, le parole cambiano tutto. Siamo abituati a qualche cosa che non ha nessuna ragione d'essere e ci sembra purtroppo, ci sembra verità, soltanto perché è stata ripetuta abbastanza, come diceva un consigliere di Adolf Hitler. Per farvi soltanto un esempio, io vi dico che ultimamente, per esempio, l'Osservatorio di Pavia ha realizzato uno studio. I dati sono resi noti dall'Osservatorio di Pavia riguardano il conteggio delle notizie di eventi criminosi a parte dei nostri telegiornali nel quinquennio 2005-2009. Cioè, quindi sì, noi ci siamo presi la briga di andare a vedere quanti reati non sono avvenuti, anche, ma sono stati comunicati alla gente nel quinquennio 2005-2009, perché sapete che a un certo punto si va per compartimenti stagni, come gli uccelli, no? Cioè, a un certo punto si alza questo stormo in volo, questa migrazione, apre i giornali e per un mese non fanno altro che stuprare donne. Perché tu dici, ma porca miseria, ma è possibile che si sono svegliati tutti adesso? Che hanno perso una partita di Viagra mercato nero e superano tutti, poi dopo un mese non superano più nessuno, però nel contesto cominciano a ammazzare le vecchiette delle ville, poi dopo un altro mese non ammazzano più nessuno. E allora scopri che andiamo a vedere come mai questo succede, no? Io prendo questo grafico e scopro che c'è stata un'impennata grandissima nella comunicazione delle notizie di reato, che magari avvengono anche davvero, no? Però è ovvio che siamo 70 milioni di cittadini e se accadono 3-4 stupri in un mese, un conto se li metti in prima pagina, un conto se li metti nell'ultimo trattamento di cronaca. Cioè la percezione che il cittadino ha è storpiata, deviata dalle influenze editoriali che rispondono alle logiche di chi deve preservare, mantenere o cambiare il potere. Quindi tra il 2005, più o meno, 2006 e il 2008 c'è stata una grossa impennata di comunicazione negli italiani. Stranamente, ma altissima, io vorrei farvelo vedere, ma purtroppo non abbiamo, fate conto, 3, 4, 5 volte tanto, cioè il traffico si impenna proprio. Nello stesso periodo, stranamente, il numero di reati calano. Come? Cioè i telegiornali impazziscono, cominciano a sbandierare omicidi, stupri, rapine tutti i giorni, percezione di insicurezza e vai a vedere i dati presi dalle forze dell'ordine che stilano gli eventi criminosi, le denunce e queste cose calano, però poi ci mettono anche un'altra linea gialla in mezzo che è la linea della paura, io l'ho ribattezzata, cioè quella linea che ti dà la percezione della paura, cioè la vostra idea. La nostra paura, se voi uscite la sera, dico Dio, cioè siete spaventati o meno, che dipende fortemente da quello che vi raccontano, dalle informazioni un'altra volta. E questa linea della paura ovviamente cresceva in concomitanza con il picco, nonostante i reati fossero in calo. Questo arrivava fino a più o meno metà del 2006 o del 2008 e poi improvvisamente c'era un crollo vertiginoso per cui non ne parlava più nessuno. No? Allora io